Ciao ragazzi, qui Priale, bentornati su Imperator Rome, bentornati con il Regno di Armenia. Non mi ricordavo il titolo del gioco. Allora, premessa, io sto registrando subito dopo aver finito l'episodio numero 1. Perché? Perché quest'oggi sono, insomma, riesco a stare un poco più tempo in ufficio, quindi posso registrare e devo approfittarne, ragazzi. Sapete bene, questo non è il mio lavoro, ho un altro lavoro io ovviamente, ho il mio lavoro fisso, questo è semplicemente un hobby, un divertimento che mi piace portare, mi piace fare, insomma, ecco, quando ho tempo cerco ovviamente di fare dei video. Sono un appassionato, ecco. Allora, nel primissimo episodio, ragazzi, vi avevo dato un'infarinatura più o meno del nostro regno. Abbiamo iniziato già a fare i primi templi, o meglio, il primissimo qui ad Artashat, eccolo qui. Sta già iniziando a fare il suo lavoro, 2,37%, quindi insomma, a breve, uno dei popolani del totale di quanti siete? 41. Uno dei 41, insomma, diventerà di religione Zoroastra. Quindi piano pianino sarà un lungo processo, però ovviamente è quello che vogliamo fare, perché ricordiamoci, Kaldic, 63%, hanno una diminuzione per il fatto che la religione non è la loro, ecco, insomma. Quindi giustamente non gli va a genio. Allora, stavamo facendo il claim per Atropatè. Non appena sarà completato, cercheremo ovviamente di attaccarli. Intanto l'impero Seleucida, vedo delle armate. Sono in guerra con Atropatene. Porca di una miseria. Ma porca di una porca. Posso aiutarti? Ti prego, dimmi di sì. Ti prego, dimmi di sì. No. Questo è un mio problema. Questo è un mio grosso problema. Con quale missione? Scusami, cos'è che vorrebbero? Take media. Media. Dov'è media? Ah, ecco. Porca miseria, eccola qua. La provincia di Media. Mannaggia. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Call to arms from Iberia. Albania. Ok. Vabbè. Iniziamo male, la verità. Iniziamo molto molto male. Sinceramente speravo, ecco, di poter riuscire ad papparmi Antropatene tutta io, invece l'impero Seleucida. Furboni, forse perché hanno capito le mie intenzioni, hanno deciso di andare prima loro, ovviamente. Te pareva. Mai una gioia, mai una gioia. Intanto, Orontes, che succede? Arbitrario. Mi diventa arbitrario, mannaggia. E l'impero Seleucida sta iniziando a pensare, insomma, di rompere l'alleanza con noi. Bene, bene, che gran bell'inizio, ragazzi. Questo è proprio, guarda, è stato un inizio fantastico, ma porca di una miseria. Cerchiamo di finire immediatamente sta guerra. O perlomeno cerchiamo di dargli una mano a Liberia, insomma, cerchiamo di, ecco, finire questa guerra per loro, perché poi vorrei immediatamente entrare in guerra con Atropatene. Produzione abbondante. Wow, interessante. Taran. Taran dov'è? E come la guardo, mo? Ah, basta fare l'occhietto. Basta fare l'occhietto. Eccola qui. Allora. 0,20, sai cosa? Io mi piglio i soldi e diminuisco un pochino la lealtà. Mi piglio i soldi e questi 158, adesso pausa. Questi 158 li vorrei utilizzare immediatamente. Vediamo, 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 vediamo. Quant'è che costi tu? 129. Sai cosa? Facciamo un acquedotto qui nella capitale in modo tale da avere più popolani possibile. 27, vediamo un attimino. Militari. Sono 1000, sai cosa? Solleviamo sti 2000 e andiamo immediatamente a pigliare sti 1000, va? Vorrei evitare troppi problemi. Che palle però l'impero Seleucida. Mannaggia di una mannaggia, oh. Oh, ok, non vogliono più rompere l'alleanza con noi.
L'unico problema è che questi fetentoni mossi vanno a pigliare probabilmente fermi tutti. Entrare in guerra con il regno Antigone. Ottimo. Questo significa che forse, dico forse, andremo ad avere qualche chance di prendere Antropatene prima dei nostri alleati Amaras. Andiamo ad Amaras, pigliamo sti mille, va? L'unico problema è che questi fetentoni, ragazzi, ehi, stanno attaccandoci praticamente dappertutto. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. 4.000 nella nostra capitale. Fermi tutti, Antropatene. Ok, possiamo fare una guerra contro Antropatene. Non posso aspettare. No, non posso. Chiamerei il ponto. E basta. Via. Conferma. Ok, per un attimo mi sono spaventato, ho pensato il ponto avesse, non avesse accettato, ecco, sai cosa, sti 27 li sposterei quasi quasi, facciamo così, io vado dritto dritto nella loro capitale, dov'è? Eccola qui, Ganzak, andiamo immediatamente, sti 2000 li sposterei a Talish, ripeto, l'Albania adesso dovrà aspettare. Qua si parla dei nostri, della nostra guerra, quindi adesso sti 7.000 però li manderei qui nella capitale e cerchiamo di toglierceli di mezzo, ecco, vorrei evitare di avere nemici nei nostri territori, vorrei evitare che i nostri territori vengano, ecco, maltrattati, vengano stuprati dal nemico, insomma. Quindi pigliamoci quanto prima Talish, immediatamente. Ottimo, la nostra consorte fa un buon lavoro, bene, molto bene, 7%, muoviamoci perché qua se no è un problema. Andrei a perdere i soldi, assolutamente. C'era un sacco di problemi che avremmo avuto. Intanto bello, vedo l'Alba... chi sei? L'Albania? Come l'Albania? Ma scusami, io sono eletto di chi? First Lady of Albania? Albania? Ah, Iberia, ok. Sono nato in Iberia, ok. Per un attimo ho pensato mi fossi confuso. Il problema è che non credo di poter prendere questi territori. Non credo. Non credo, non credo, non credo. Cioè, qua già vedo 8.000 soldati seleucidi, quindi difficilmente riusciremo a prendere Rasht. E vabbè, noi spostiamoci qui a Migliana. E vediamo un attimino se me la fa prendere. In tal caso, tanta roba. Perché... Ragazzi, ma dove cavolo state andando? Che giro del piffero state facendo? Un giro abbastanza stupido. Cerchiamo di papparci sti 1000 però, eh. Sti 4500 vanno ad Ani, giusto? Sì. E sai cosa? Sti 2000, cerchiamo di prendere sti 4500, dai, così da fargli un bel paninozzo con questi 5000. Ce la faremo? Bella domanda. Bella domanda. No, no, purtroppo no. Sono belli veloci. Motene, andiamo qui. Cerchiamo di seguirli, ma non troppo, ecco. Vorrei evitare di perdere troppo tempo. Intanto qui ce la facciamo a pigliare sta Miana? Non credo però, eh. Molto probabilmente non ce la farà prendere. Oh, li abbiamo presi. Buono. No, infatti, che palle. Pigliamo Bilka. Che palle. E adesso dobbiamo anche muoverci ad arrivare nella loro capitale. Prima, ovviamente, dell'impero Seleucida, altrimenti qua se la pappano loro, eh. E che dire? Che palle, non, sinceramente non... La guerra da parte dei Seleucidi non ci voleva, mannaggia. Facciamo così. 2000 di questi. Oh, quanti siete? Li vorrei mandare qui. Oi. Questi 4.900
Quasi quasi. Quasi quasi. Vediamo un po'. Ottimo. Andiamoli qui. Perfetto. Sai cosa? Lasciamo che sti 3.000 liberino i loro territori in modo tale da riprenderceli noi. In modo tale poi da prenderli noi. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Tanta, tanta roba. Io non li fermerò. Anzi, spero, mi auguro, vadano qui a Migliana. E spero ovviamente che vadano a liberarsela. In modo tale da prendercela noi. E adesso, purtroppo non arriveremo in tempo a Calat. Non credo. Non credo. Mannaggia, dai. No, hanno già iniziato l'assedio. Ok. Fermiamoci, non lo so, qui. Fermiamoci qui per il momento. Perfetto, 3.000. Sti 2.000 adesso mi vanno immediatamente a Rasht. Immediatamente. Voi dove state andando? A Rasht. No, voi vi fermate, sai dove? Qui, a Bilka. Che poi secondo me sti 3.000 stanno andando a Talish. È che non lo sapevo. Via, saliamo a Talish allora. Cerchiamo di bloccare loro la strada in modo tale che non possano raggiungerla. E che semplicemente cerchiamo insomma di, ecco, forzarli di andare a Migliana. Cerchiamo di forzarli verso Migliana. Tanto buono il fatto, ragazzi, che abbiamo tutti i soldati insomma. In marcia, che guerra, combattono, insomma, e continuiamo a fare soldi. 604, tanta tanta roba, tanta 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 roba. Perfetto. Sti 5.000 adesso scendono verso sud, spero, mi auguro, a Migliana. Lo so, continuo a ripetermi, è che sta guerra dell'impero Seleucida non ci voleva. Sti 2.000 li sposterei quasi quasi qui, in modo tale da invogliare il nemico a venire verso Calat. Nella speranza, insomma, di convincerli ad andare verso Calat. Rasht intanto cade sotto i nostri soldati. E chi li muove più adesso, sti 2.000? Io di certo non li muovo. L'unica cosa, adesso devo pigliare la loro capitale, cosa che sarà a breve, 42%. Dai, vediamo un po'. No, ancora no. Sfortuna. No, il ponte mi attacca i nemici, mannaggia. Questa non ci voleva. Però vedo sti 2008, scendete qui ragazzi, scendete qui, stupidoni, tontoloni. Ah, no, 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 eccoli, 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 eccoli. Eccoli che scendono. Mi ero dimenticato, Trapezius, Trapezius. Io vorrei anche uno sbocco sul mare. Colchis, caspita, il Trapezius è morto, non esiste più. Adesso c'è il Colchis 180. Sai cosa? 75 punti. Fabbrica claim. Pariades dov'è? Fermi tutti, eh. Pariadres. Ok. E questo invece che roba è? Taik. Sì, io farei un claim su Pariadres. Assolutamente. Fabbrica claim. Avere un altro sbocco, o meglio, per il momento non ne abbiamo. Quindi avere uno sbocco sul mare sarebbe tanta tanta roba, questo è poco ma sicuro, quindi se posso, se mi è possibile, assolutamente vorrei averlo. Adesso, sti stupidoni invece che andare nei loro territori, continuano a stare nei miei territori purtroppo. Che fortuna. Sì, diamo 4 tribesmen al ponte. Al punto, certo, per 70 danari. Che so scemo, non me li piglio, certo che sì. Allora, Ovin, facciamo il nostro tempio perché non posso. 2,59, ah, ecco perché. Va bene, va bene, va bene, va bene. Oh, il sacco di Ganzak e nessuno potrà nascondersi. Andiamo a pigliare un botto di soldi. 3,12, molto molto bene. Quindi immediatamente Ovin, andrei subito a costruire un grande tempio. E nella capitale l'acquedotto l'abbiamo fatto, yes, però 48, quindi dobbiamo aspettare ancora un pochino per la popolazione in modo tale poi da avere lo slot di costruzione sbloccato per poi costruire il nostro bel grande tempio. Tempio.
intanto qui Motene, anzi no, qua la libreria quanto mi costa? 64, va bene, allora aspetterei ancora un poco. Aspetterei ancora un poco. Intanto voi ragazzoni andate a Calat da bravi, andate a Calat. Il ponte, se mi libera i miei territori, mi fa anche un grosso favore. Perfetto, ottimo, ed è proprio quello che hanno fatto. Fermi tutti perché Orontide guadagna la dissenteria. Che uno dice, vabbè, capirà la dissenteria. C'è da dire questo, che nei tempi antichi avere la dissenteria era roba brutta. Quindi, questi 200 danari non li paga ovviamente l'Armenia, li pagherà Orontes. Quindi io vorrei che cercasse di un trattamento, ecco, che si curasse dalla dissenteria. Per evitare di perdere sti 2000 però, che poi, ma chi li perde? Figurati, guarda tutti gli eseciti, tutti i soldati dell'Impero Seleucida che ci sono qua, figurati. E chi li perde sti 2000? Ma chi li perde? Come siamo messi qua? 2000. Posso togliere magari, non lo so. Sì, posso. Non so, facciamo 5... 1, 2, 3, no, 3.000. 3.000 fanti leggeri mi vanno immediatamente a Migliana. Immediatamente. Andiamo a Migliana. Adesso, il ponto! Il ponto ha preso i territori. Grande ponto. Bravissimi ponto. Praticamente abbiamo conquistato tutto, che culo ragazzi. Treatment successful. Ok, quindi Orontes non ha più la dissenteria. Molto, molto bene. E andrei di, ovviamente, influenza, punti politici. Andiamo a migliorarli. Ragazzi, questa è tanta roba, eh. Antropatene, 100% conquistata da parte dell'Armenia. Ottimo. 100. Perfetto. Adesso, ecco. Era proprio questo di cui parlavo. Però se lo uccida, ovviamente, è qui in Cappadocia. E ha occupato i territori che avrei voluto occupare io. Guardiamoci sta pace, va? Vediamo un attimino cosa possiamo siglare. Allora, Calat. Aggressive Expansion 4. Poi, Talish. Mayana. 25. La loro capitale mi va un botto. 37... Bilka 49, mamma mia, Erasht 60, è un botto. Aggressive Expansion a 60 è un sacco. È tanta, eh. È tanta, tanta, tanta. Mi sono un attimino preso una pausa. Più che altro per pensare al... Voglio pigliarmi sto masso sulle spalle, ovvero 60 di aggressive expansion. Cioè, parliamo di questa. Questa è stata la nostra primissima guerra e stiamo già praticamente disintegrando, stiamo cancellando dalla faccia della terra una vera e propria nazione, insomma, un'intera nazione, ovvero la nazione di Atropatene, una nazione iraniana, insomma. Vogliamo fare questo? Ho preso la mia scelta. Sì. Conquisteremo tutta Atropatene. Qui ovviamente mi piglierò lo 0,50 di aggressive expansion in meno, perché purtroppo le altre non mi convengono. In questo momento mi conviene questa. Ovviamente però c'è da dire che la loro cultura avrà un meno 5% di felicità. Ok, e l'Armenia è cresciuta tanto, tanto, dandoci tra l'altro anche spazio finalmente nel mare, mare che ovviamente potremo utilizzare per commerciare, perché no, col Parnia, Partia, e Tigraxadia, Legia, Aorsia. Insomma, diciamo che abbiamo un attimino aperto le porte al un mondo differente, un mondo diverso. Stesso discorso varrebbe se e nel caso in cui dovessimo riuscire a pigliare, per dire, per noi stessi, Pariadres, ed aprirci appunto uno sbocco sul mare. Tutti questi territori, ma non solo.
uscire anche dal, quindi verso, insomma, passando da Costantinopoli e poi, insomma, commerciare con chi che sia, ecco, insomma, è uno sbocco importantissimo. Quindi, per prima cosa, 59 e 85 Aggressive Expansion. Notiamo immediatamente tutti i malus che andiamo a pigliarci con Claim Fabrication Speed, -1,19. Lealtà dei sottoposti, -14,96. Stabilità al mese, -0,44. Culture integrate, 2,95 in meno. Aggressive Expansion Impact, -19,70 ovviamente, però, insomma. E punti politici al mese, 0,98. Insomma, svariati debuff, chiamiamoli così, ecco. Allora, Starving Pops, e vabbè, qui abbiamo un sacco di eserciti, quindi io disbanderei ovviamente tutte le nostre leve, rimandiamole tutte a casa casina, così in modo tale che anche i nostri territori possano evitare di dover mantenere quel popò di soldati. Allora, qui come cultura abbiamo una cultura Cadusian e Median, e va bene. Religione religiosamente parlando, però, Zoroastra, quindi questo, ecco, non sarà un problema, quindi buono il fatto che non dobbiamo convertire le nostre popolazioni. Una cosa però importante è quella di mettere un governante che sia almeno, insomma, non dico Cadusian, ma almeno Zoroastro. Quindi vediamo un attimino se siamo fortunati. Ellenico, Kaldic, no, ellenico, Kaldic, no, ellenico, Zoroastro, sì, lui già mi piace, Arbinas Vardanid, Cappadocia, Armeno, Zoroastro, Armeno, Armazic, Colchian, fermi tutti, ma, ah no, Cadusian, mannaggia. Cadusian, ok. Aspetta, ce n'era uno che avevo visto. Mi pare fosse proprio il primo. No. Dov'è? Eccolo qui. Cappadocian, Arbinas Varnadid. Self-controlled e cautious, quindi cauto. Self-control and cauto. Vediamo un attimino se abbiamo, magari, sai, alle volte qualcuno un po' migliore, ecco, un candidato migliore. Prominente, orgoglioso e casto. Tigran Ropsian. Armeno Zoroastro. Sai cosa? Statisticamente parlando fa schifo questo qua. Però c'è da dire questo, che come tratti non mi dispiace affatto. Tigran, congratulazioni. Sei il nuovo governatore del, praticamente, Atropatene. Perché Atropatene, adesso, esatto, sta tutta quanta sotto la famiglia Ropsian, che adesso ovviamente mi diventa una famiglia importante, giusto? Sì, eccola qui, e come no, certo. 4 su 2, dobbiamo stare attenti anche sul fattore, diciamo, potere politico dei Ropsian adesso. Allora. Una cosa che vorrei guardare immediatamente sono i forti, che però ne abbiamo solo uno, quindi non è un problema. Però c'è da dire anche questo, che noi... abbiamo dalla nostra parte il sangue Orontodis, quindi prominenza più 20% di base, effetto quando si è comandanti del più 5% Light Cavalry Discipline, e poi ottimo Ford Maintenance meno 20%, che è tanta roba, ragazzi, quindi insomma va la grande. Allora, io per il momento lascerei così questo posto, più che altro darei tempo al tempo, ecco, cerchiamo di migliorare la lealtà di queste nuove terre da noi appunto appena conquistate, e diamo tempo al tempo. Noi comunque stiamo proseguendo con la creazione dei claim su, appunto, contro il Colchis, quindi per Pariadres. Però insomma sto aggressive expansion dello 0,23
insomma, ci vorrà un botto di tempo per scendere. Una cosa che potrei fare, però, è quella di magari appeasing stance. Ovvero avere uno 0,20% in più di aggressive expansion decay, quindi decadimento, improve relation cost del meno 25%, tanta roba, e l'opinione dei nostri alleati aumenta del più 25%. Sai cosa? Lo faccio. È vero che andrò a perdere la neutral stance, quindi diplomatic relations più 1, quindi anziché 3 ne potremo avere solo 2. Però, cioè, io devo abbassare assolutamente l'aggressive expansion. Cioè, questo è poco ma sicuro. Via. Ok, e purtroppo mi dispiace, ma Iberia, devo rompere l'alleanza con te. Mi dispiace davvero. Preferisco però mantenere il ponte. Il ponto, perché? Perché sono zoroastri. Loro no, loro sono Armazik. E anche perché Cappadocia, insomma, il loro esercito mi sembra, non lo so, mi sembra migliore rispetto a quello ibero. I Seleucidi ovviamente, ma chi rompe l'alleanza con loro? Anzi, se posso, vorrei mantenerla quanto più possibile. E l'unica cosa adesso è prendere del tempo, intanto togliamo la pausa, prendere del tempo e cercare di migliorare la situazione. Vediamo un attimino se abbiamo qualcosa che potrebbe aiutarci. Beh, tecnicamente sai cosa, io andrei ancora di Zoroaster. Sì, io andrei ancora di Zoroaster perché per la conversione, oltre che la lealtà delle province, che è tanta roba, la lealtà delle province è tanta roba. Intanto che succede? Pretended support. Ok, quindi abbiamo dei supporti, dei pretendenti che insomma stanno iniziando ad avere un sacco di supporto, ovvero Nikor Damaxen e Khosro Robsin. Ok, se andiamo a guardare, per dire, il nostro successore sarebbe Orontes Poliperchid, che non fa parte della nostra famiglia. Io non voglio perdere il sangue Orontes perché i bonus sono troppo buoni. Non voglio assolutamente perderli, questi bonus. Quindi, vediamo un attimino, per dire. Come mai tu hai così tanto potere? E tu ne hai così poco, scusami, Cioè, lui ha solo 2 supporti. Certo, potrei spendere 15 di punti politici, pagando anche 25 di legittimità, e a dargli un più 5.000 come supporto, insomma. E in quel caso lì ovviamente verrebbe selezionato. Però, sai cosa? Aspetterei per un momento. Io sono ancora giovane, 37 anni, quindi insomma manca ancora tanto tempo prima che il nostro Orontid vada ad, insomma, nel paradiso. Quindi aspetterei. Abbiamo un 117 danari, che non è male. Vediamo un attimino. Qui ad Dvin stiamo costruendo il grande tempio. Va bene. Motene. A questo punto magari potrei provare a costruire a, non a Dvin, mi sono sbagliato, a Motene, anzi no, qui a Vagarshapad potrei tecnicamente provare a costruire un grande tempio. 2,59 però costa un botto di soldi. Oh, ok. Artashat, i patriottici cittadini di Artashat sono entusiasti della benevolenza del loro signore, guadagnando quindi 2 di popolarità, il nostro re, e 49,08 danari. Buono, tanta roba. Sai cosa? Vediamo la fine del claim e poi ci possiamo salutare qui. La Cappadocia
Purtroppo, ahimè, penso che dovrò abbandonare l'obiettivo Cappadocia. Qua l'impero Seleucida, cioè, sta facendo man bassa praticamente. Ah, e prima di dimenticarmene, dove sei? Amministrazione, media, anche qui, automatica. Non voglio ovviamente occuparmi di nulla. Vi lascerò fare a voi, anche qui. A parte ovviamente la capitale che alla fine su Imperator è quella che conta, ecco, più che altro per i surplus. Il resto, qualsiasi sia il commercio, va bene, ragazzi, alla fine. Questo è il mio consiglio. Poi, certo, se volete potete anche fare un micromanagement completo. In quel caso lì andate a fare un min-max che ovviamente andrà ad aiutarvi non poco per quanto riguarda gli introiti. Però sinceramente è un sacco di lavoro e preferirei non farlo, ecco. Intanto, finalmente abbiamo concluso il nostro claim su... Dove sei? Eccola qui. No, scusami, eh. Ah no, Kerausos ha dei claim sull'Armenia. No, perdonatemi. Colchis. Abbiamo finalmente i nostri claim su Colchis. E sinceramente, se mi è possibile, io non vorrei prendere chissà che cosa. Prenderei solo Pariadres, sinceramente. Non ho neanche guardato che razza di... Bah, sì, no, alla fine prenderei solo Pariadres. Non mi interessa il resto. Mi dispiace più che altro perdere i claim sulla Cappadocia, che molto probabilmente l'impero Seleucida andrà a papparsela tutta. Molto, molto probabilmente. Anche perché saranno sicuramente ancora un po' tristi dal fatto che ci siamo pappati tutto Antropatane, quindi insomma. Posso capire nel caso in cui dovessero, per dire, prendersi tutta la Cappadocia, come dire, tu ti pappi questa e io mi pappo questa, attaccati al tram. Ragazzi miei, io direi che per quest'oggi ci possiamo salutare qui. Come sempre, spero, i miei auguri che quest'oggi sia stato di vostro gradimento. In tal caso, lo sappiamo bene, un bel like aiuta, mi fa capire se il video è di vostro gradimento e ovviamente aiuta anche il video con l'algoritmo. E come sempre, ragazzi, a me, un abbraccio forte a tutti voi. Ciao!